Chiunque frequenti Fregene rimane incuriosito da questo edificio alle mie spalle. L'architettura di Giuseppe Perugini è un'architettura avveniristica, ai limiti della sperimentazione. Andiamo a vederla. Un precoce rudere emerge tra le fronde della pineta di Fregene, messa a dimora nel 1666 da Papa Clemente IX per difendere i campi coltivati da eventi marini e rendere salubre il terreno acquitrinoso circostante. All'incrocio tra via Porto Azzurro e via Marina di Campo, Giuseppe Perugini progettò e realizzò tra il 1968 e il 1971 colei che è conosciuta come la Casa Albero. Ruggero Lenci vi legge un richiamo al dinamismo futurista, col suo sforzo di armonizzare con libertà e audacia l'ambiente con l'uomo, con la sua aspirazione al movimento e alla transitorietà, con la sua immagine elastica e leggera. Sono tutti caratteri della poetica architettonica di Perugini, che in 50 anni di carriera non ha mai smesso di alimentare il suo spirito di pioniere, che l'aveva condotto giovanissimo dall'Argentina all'Italia per confrontarsi con le opere dei maestri del passato. Un'architettura venuta dallo spazio, un relitto avveniristico, così appare a un visitatore profano l'edificio alle mie spalle. Cemento armato, ferro degli infissi, le tubazioni lasciate a vista sui muri. È una sperimentazione formale, un'architettura che è andata forse molto avanti rispetto ai canoni tradizionali dell'abitare. Continuiamo la nostra visita. Un dialogo con la storia, con le arti, ma anche con le tendenze culturali, scientifiche e tecnologiche più avanzate, è possibile scorgere nella casa sperimentale a Fregene. Gioco di pilastri e travi in cemento armato, con interpolazioni strutturali arrotondate che ne caratterizzano la valenza scultorea. Gli studi sulle potenzialità applicative del computer, inteso come strumento ordinatore di elementi modulari, conducono l'architetto ad una nuova idea di gestione dell'edificio. Scindendo la struttura dai tamponamenti, si giunge ad una possibilità compositiva delle singole parti pressoché infinita, in modo da consentire una libertà creativa assoluta. Separando la struttura dalle tamponature, Perugini adotta un metodo progettuale che gli consente la massima libertà. Vedete le forme degli ambienti, il living che è un open space a più livelli, la struttura sostiene l'edificio che si erge da un basamento liquido. È un edificio assolutamente fantastico, continuiamo il nostro viaggio. La forma incontra la funzione in un linguaggio razionalista ortodosso, assorbito durante gli anni della sua formazione attraverso la frequentazione dei maestri del movimento moderno degli anni 30, primi tra tutti Libera e De Renzi. Qui, come altrove, utilizza principalmente volumi e materiali puri, quali il cemento armato e il vetro, in una consapevole rinuncia a materiali e forme tradizionali, interpretando lo spazio sotto l'egida della geometria. Il suo originario razionalismo lo conduce per astrazioni sempre più avanzate, fino alla trasformazione in simbolo di ognuno dei suoi spunti progettuali. E questa casa, in una sorta di non finito michelangiolesco, con i pilastri che si protendono nudi verso il cielo, pare proprio manifestare il desiderio di libertà e di plasmabilità che ne è alla base. Ogni particolare è studiato in questo edificio. Il muro di cinta, dalla forma avvolgente, con penetrazione da cemento armato e ferro. La sfera della stanza della meditazione, che in realtà è una meridiana. Le forme geometriche di questa casa rimandano alle Corbusier. Richiamo da un periodo d'oro di questa località, chiamata la Perla del Tirreno, il periodo della Dolce Vita, il buon ritiro dell'alta borghesia romana, ma anche degli intellettuali che hanno fatto il pensiero di quell'epoca mitica per l'Italia, gli anni 60. Qui viveva Fellini, che ne ha fatto anche il set, la chiusa della Dolce Vita. Qui viveva Moravia. La sua casa, al bordo del villaggio dei pescatori, sulle rive del Tirreno,
è un esempio di architettura razionalista, anch'essa altrettanto importante come questa che oggi abbiamo qui visto e apprezzato.